Con poco più di 3.000 abitanti, situato nella parte nord-occidentale della Basilicata, il centro abitato di San Fele pare come adagiato alla base dei monti Torretta e Castello, che sembrano riflettersi uno nell'altro. È un comune prettamente rurale, con una densità di popolazione di circa 32 abitanti per chilometro quadrato. San Fele gode di una natura incontaminata, data anche dalla totale assenza di industrie. Appena all'ingresso dell'abitato possiamo parcheggiare la nostra auto per attraversare a piedi il caratteristico borgo, ma prima entriamo nella villa comunale per ammirare il monumento Allegoria della Vittoria che nel 1923 i sanfelesi eressero in onore ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Proseguendo percorso Vittorio Emanuele, attraversiamo la particolare galleria, costruita a supporto della parete rocciosa all'indomani della frana che nel 1968 distrusse una vasta area dell'abitato. È una particolare combinazione tra geologia, morfologia, le testimonianze dell'interazione tra uomo e ambiente, gli aspetti floro-vegetazionali che rende questo territorio di straordinaria bellezza, ma di estrema fragilità, per cui San Fele è stato più volte protagonista di simili avvenimenti che, in qualche caso, ha avuto anche ripercussioni significative. Dalla piazzetta Gaudiosi si può ammirare il panorama che vede maestoso sullo sfondo il Monte Vulture. E proprio sotto di noi case addossate l'una all'altra, una sequenza presepiale realizzata utilizzando prevalentemente la pietra locale e il legno dei boschi circostanti. Le coperture dei tetti, in coppi, completano il paesaggio, rendendolo uniformemente fiabesco. E il quartiere Costa. Attraversando il borgo resta evidente come lo sviluppo urbanistico sia stato programmato rispettando sempre l'andamento irregolare ma naturale del territorio. Nella zona più alta del borgo, imponente, si erge la chiesa madre, Santa Maria della Quercia. Con molta probabilità il nome deriva da una cappella del vicino palazzo gentilizio della famiglia Doria, dedicata proprio a questa Madonna. La chiesa venne edificata da artisti locali che utilizzarono materiale recuperato dai crolli del castello e delle sue mura nel 1514. Solo successivamente fu dotata di un alto campanile e di una cupola. Quest'ultima fu realizzata da discepoli del Vanvitelli tra il 1754 e il 1757. Ma San Fele ha anche un santo tutto suo, e Giustino de Jacobis, che qui nasce il 9 ottobre del 1800. Sulla scalinata della Chiesa Madre ne ammiriamo la statua eretta in memoria della sua canonizzazione, avvenuta nel 1975. All'ingresso della chiesa è ben visibile la fonte battesimale, con base di pietra lavorata, e sopra una cupola esagonale in legno finemente intarsiato. L'impianto principale a tre navate, a croce greca, armonioso e solenne, prima del terremoto dell'80, era ricco di suggestive e prestigiose testimonianze d'arte. Oggi restano decorazioni a stucchi in stile barocco, risalenti al XVI secolo. L'altare maggiore è in marmo policromo, costituito da un tabernacolo lavorato a sbalzo, raffigurante Gesù risorto e sovrastato da un pregevole e imponente crocefisso ligneo di autore ignoto. Nella navata sinistra è stata posizionata un'urna contenente le reliquie di San Giustino de Jacobis e in alto Santa Rosa da Viterbo, una grande tela di autore ignoto risalente al 600, fresca di restauro. La tela fu ritrovata nel monastero di Sant'Antonio ormai scomparso, sui cui resti venne successivamente ubicato il cimitero cittadino. Percorrendo le tortuose stradine si possono ammirare antiche dimore nobiliari e palazzi baronali, con bei portali decorati, come il Palazzo Faggella. Il palazzo, appartenuto al casato Faggella, costituisce un significativo aspetto dell'architettura del XVIII secolo.
attuale sede dell'amministrazione comunale, è stato dichiarato monumento nazionale il 19 novembre del 1992. Per ammirare Palazzo Frascella bisogna salire fino a via Francesco Stia. Palazzo Frascella è stata una residenza aristocratica. La sua struttura si articola su tre livelli realizzati interamente in pietra. Una facciata richiama un'antica chiesa romanica dedicata a San Giacomo. Le preziose ringhiere dei balconi, finemente lavorati in ferro battuto, si alternano alle finestre, mentre decorazioni floreali ornano il portale realizzato in pietra e sormontato dallo stemma di famiglia. La torre in stile normanno, incorporata nel palazzo, è quanto restò in piedi dell'antica chiesa di San Sebastiano, il patrono della città, dopo il terremoto del 1456. Proseguendo la nostra passeggiata, attraversiamo il cortile antistante il Palazzo Stia. Il palazzo settecentesco presenta un portale in marmo tutto lavorato con volute laterali e colonnine centrali scanalate, sormontato dallo stemma di famiglia. Fu la casa del generale della Guardia Nazionale Francesco Stia, chiamato a frenare il fenomeno del brigantaggio, che qui si distinse proprio nella cattura del brigante rionerese Carmine Crocco, che da umile bracciante divenne capo indiscusso, il generale dei briganti. Siamo ormai in vetta. Qui ci aspettano i ruderi del castello fortezza, fatto costruire da Ottone I di Sassonia, dopo la battaglia di Bovino, per respingere gli assalti dei bizantini. Con funzione prettamente difensiva, la sua edificazione agevolò l'insediamento del primo centro abitato, avvenuto intorno al 969 d.C. In epoca sveva, il castello fortezza divenne luogo di prigionia di Enrico VII di Germania, figlio di Federico II. Qui venne confinato, per volere del fratello Corrado IV, anche un altro figlio di Federico II, Enrico Carlotto. Giustino Fortunato di questo castello disse: fu duro carcere al primo e rea tomba al secondo dei due Enrichi, figli di Federico, ultimo rifugio nel 1254 dei ribelli contro Manfredi. Ritenuto punto strategico per tutta la valle di Vitalba, per la sua impenetrabile posizione, prima Federico II nel 1240 e poi Carlo d'Angiò nel 1270 fecero ampliare il castello, ma nel 1438, con la morte di Re Carlo, tutto fu stravolto e il castello fu distrutto ad opera di Antonio Caldano. Con l'avvento degli aragonesi, San Fele fu terra contesa tra molte signorie spagnole. Dal 1613 il feudo passò alla famiglia Doria, che lo tenne fino all'eversione della feudalità. In seguito furono i Borboni a dominare San Fele e tutto il sud, dalla metà del Settecento per ben 126 anni. Il castello di San Fele è inoltre ricordato perché luogo della prigionia di Giovanna I di Napoli. Ora non ci resta che scendere lungo via Fagella, via Manzoni, fino al largo Cavour, dove facciamo una visita alla casa natale di San Giustino de Jacobis. Giustino de Jacobis viene ordinato sacerdote a Brindisi il 12 giugno 1824. Giovane prete, vive i primi anni del suo apostolato nelle missioni popolari del meridione d'Italia. Da ricordare il suo particolare impegno sacerdotale e caritativo durante l'epidemia di colera che sul finire del 1836 colpì Napoli. Designato dalla Sacra Congregazione per la propaganda della fede per incrementare la recente missione cattolica in Etiopia, Giustino partì per l'Africa il 24 maggio 1839. Fu consacrato vescovo il 7 gennaio 1849, riprendendo con più fervore il suo apostolato, curando specialmente la formazione e la spiritualità dei giovani indigeni. Giustino de Jacobis si addormentò nel Signore nella valle di Aligadè il 31 luglio 1860. Fu beatificato il 25 giugno 1939 e canonizzato da Papa Paolo VI il 26 ottobre 1975. La sua casa natale, recentemente restaurata, è meta di pellegrinaggi religiosi. Nei pressi è situata la chiesa dell'Annunziata. Lo spazio interno è diviso in due navate orizzontali separate da archi sostenuti da pilastri fino a concludersi con l'abside.
ma San Fele custodisce una delle abbazie più misteriose del sud Italia, l'abbadia di Santa Maria di Pierno. Il santuario della Madonna di Pierno fu costruito per volere di San Guglielmo da Vercelli. L'impianto dell'architetto Sarolo di Muro, risalente al XII secolo, è stato alterato nel tempo a causa di crolli e rimaneggiamenti. Chiesa e resti dell'antico monastero si trovano su un altopiano boschivo a circa 10 km dall'antico borgo. A monte della chiesa sono stati effettuati scavi archeologici che hanno riportato alla luce i resti dell'antica abbadia, costruita probabilmente sovrapponendosi a una minore ma analoga struttura di epoca prenormanna. San Fele, con le sue stradine strette, gli innumerevoli vicoli e vicoletti, frequentemente interrotti da scalinate, si presenta come fedele custode dell'antica cultura artigianale e artistica che ha distinto nel tempo il borgo. Con l'entrata in guerra dell'Italia, la dittatura fascista invia confinato a San Fele, dal giugno al dicembre 1940, Manlio Rossi Doria, economista, politico e accademico italiano. È stato uno dei protagonisti dell'azione meridionalista, contribuendo in modo significativo ad approfondire gli studi sul Mezzogiorno. Manlio Rossi Doria, del suo soggiorno da internato a San Fele, ebbe nostalgicamente a scrivere tempo dopo che gli anni del confino erano stati sicuramente fra i più belli della sua vita. Anni di vita piena. Il paese è circondato interamente da boschi, ma è a sud che troviamo la maggior parte delle aree boschive in località Bosco dello Squadro, Pozzo di Nitti e Monte Fieno. Il più alto della zona è quello del Monte Pierno, che si erge fino a 1268 metri. Qui è possibile visitare, oltre alla già citata abbazia, le grotte dei Romiti, antiche dimore di eremiti seguaci del monaco basiliano San Vitale, che li abitarono verso la fine del primo millennio d.C. I boschi sanfelesi sono ricchi di acque pure e cristalline, e noi concludiamo la nostra passeggiata inoltrandoci proprio nella bella vegetazione. Partiamo da Piazzale Nocicchio e ci incamminiamo verso il bosco per iniziare l'esplorazione del torrente Bradano, o Bradanello, che prima di confluire nella fiumara di Atella, e quindi nel fiume Ofanto, attraversa il territorio di San Fele, diventando straordinario protagonista di uno spettacolo unico, le cascate de Ouatnir. Ouatnir è la trasposizione dialettale di gualchiera, macchina utilizzata in antichi opifici costruiti a ridosso delle cascate. Sfruttando la forza motrice dell'acqua, una grande ruota trasmetteva il movimento ad un cilindro orizzontale, nel quale erano inserite verticalmente le aste dei folloni. Questi terminavano con pesanti magli che, entrando e uscendo da una vasca, sul fondo della quale venivano posti i tessuti, servivano a gualcare la lana. Il tessuto veniva così reso più compatto e meno ruvido. La gualchiera di San Fele è rimasta in uso fino agli anni 40 del secolo scorso. Il 12 settembre 2014, con decreto della Soprintendenza ai Beni Culturali di Basilicata, l'edificio della gualchiera di San Fele, seppure allo stato di rudere, è stato riconosciuto come bene culturale di interesse storico, testimonianza dell'economia tradizionale del territorio di San Fele. La potenza dell'acqua veniva anche impiegata per il funzionamento di antichi molini, i cui resti, come quelli della gualchiera, testimoniano l'ingegno e la dedizione al lavoro dei sanfelesi. Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e al lavoro dei volontari dell'associazione, costituita proprio per valorizzare e promuovere le cascate, oggi possiamo ammirarle in tutto il loro splendore. Il lavoro di recupero non si ferma qui e, presto, saranno rese accessibili altre cascate. Per visitare le cascate, seguiamo uno dei percorsi riportati sulla mappa. Sono percorsi studiati con differenti e crescenti gradi di difficoltà e permettono a tutti i visitatori di poterne apprezzare l'incantevole unicità.
Un piccolo paradiso naturale, ricco di sorprese. Un prezioso scrigno colmo di storia, tradizioni, cultura e religione. Così si presenta San Fele al visitatore. San Fele, terra di acque, santi, briganti. Vieni a viverla da protagonista.